parto dall'entusiasmo che ho, la felicità che ho a stare qua a provare con tutto me stesso a costruire qualcosa, e quindi parto dall'entusiasmo. Credo molto nel potenziale di questa squadra. Quest'anno si riparte da zero, siamo noi che faremo questa nuova storia. Da calciatore ho giocato contro il Teramo quando ero a Pisa e ricordo il calore del pubblico, difficile da dimenticare, e quindi porto nella mia memoria i tifosi. Per quanto riguarda il mio arrivo qua, è stato Sandro, il direttore Sandro Federico, a contattarmi e ci siamo trovati subito in sintonia su quello che era la squadra, su quello che erano i loro progetti. Credo molto nel direttore, credo molto nella sua professionalità, e quindi la nostra filosofia sposa. Ma sicuramente Marco Giampaolo è uno degli allenatori da cui ho preso probabilmente di più, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista morale. Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandi allenatori. Francesco Guidolin è stato un maestro per me, Ranieri è stato un maestro per me, anche Gasperini, Zeman. A prescindere dal modulo, a prescindere da qualsiasi cosa, sto qua per tirare fuori il meglio da ogni giocatore, per tirare fuori il meglio della squadra, e quindi capisci che se ragioni da calciatore, hai la tua visione e non so se arrivi. Insomma, credo che bisogna avere una mentalità molto aperta e capire chi è davanti. L'unica cosa che posso dire è che sicuramente non mancheremo mai di rispetto ai tifosi, perché so quanto sono importanti. Il mio sogno sarebbe creare un insieme, un tutt'uno tra noi e i tifosi, che possano essere loro da motore a noi, ma noi da motore a loro, in cui si possa creare un'alchimia tra noi e loro. Questo sarebbe il mio sogno. Certo è che i risultati devono essere dalla nostra parte, perché poi posso essere l'oratore migliore al mondo, ma poi sono i risultati che fanno la differenza. Dobbiamo essere bravi noi, naturalmente, con i risultati e con il rispetto che possiamo portare attraverso l'impegno, attraverso la competizione, attraverso tutte quelle caratteristiche che sono fondamentali. E questa è una grande cosa a cui aspiro e cui lotterò con tutto me stesso insieme allo staff, ma quello non mancherà. L'impegno e il sacrificio che io posso dare insieme alla squadra non mancherà mai.